vento. Io avevo ucciso molto, avevo detto che ero pazzo, perché ritengo senza strategie che il mio pensiero sia autenticamente quello. Ciò non toglie che ci può sempre essere un avvicinamento, un atto ricognitivo entro 12 mesi in cui le nostre istanze vengono recepite e si può creare un progetto più moderno e più di medio futuro. Cosa ne pensa di questa iniziativa di un gruppo di consiglieri comunali d'opposizione di attivarsi affinché si discuta una proposta di concessione ultracinquantennale per il Ponte Granata, considerando la sua volontà, quella della proprietà, di voler investire tanto e molto anche sull'impiantistica? Io ringrazio sempre chi ha a cuore il destino della Salernitana, però il fatto non è la durata è una parte, forse anche piccola, ma di come lo gestiamo, delle modalità di quello che ci possiamo fare, degli ampliamenti, della capacità di accogliere in diverso modo, quindi è molto più complicato, però ce la metteremo tutti, abbiamo delle professionalità al lavoro, tra cui l'amministratore Maurizio Mina, che quasi quotidianamente segue queste cose, quindi anche qui auspichiamo che nel prossimo anno possiamo raccogliere un po' di più rispetto a quello che è la condizione. Quanti punti ancora per la salvezza? Io penso, verosimilmente penso tra 5-6. Dai 5-6 penso che quest'anno 35-36 punti. L'ho detto già a inizio campionato, mi sembra che questo possa essere un punteggio pavimento. Presidente, la fiducia per quest'ultimo rush finale, diciamo così, di campionato, lei che auspicio ha per la Salernitana e soprattutto, diciamo, che aspettative ci sono per questa chiusura, diciamo così, di campionato e di stagione? Io adoro le vittorie come tutti i tifosi e odio le sconfitte, quindi il pareggio è sempre quella mezza cosa che ci fa stare tutti quanti. No, la Salernitana sta giocando bene, qualche più vicino forse qui e là lo stiamo perdendo, però è anche vero che dall'altra parte qualche partita l'abbiamo eliminata fortunatamente, un po' con l'Inter, quindi più o meno la fortuna va in equilibrio durante tutto il campionato. Ora mi aspetto la rush finale e giocare come stiamo facendo a Pisa, per cogliere qualche bottino. Sosa resta? Io mi auguro di sì, ma l'ho sempre detto e lo dirò sempre. A fine campionato avremo tutto il tempo per pianificare, progettare, programmare, fare strategie e certamente ci auguriamo di poterle fare con il mister.